Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming su rete8.it. In questa puntata cercheremo di capire che cosa è accaduto nell'ultimo anno, ovvero dall'inizio della pandemia, ai pazienti oncologici, soggetti fragili, vulnerabili, che in tantissimi casi si sono visti spostare o annullare visite, screening, cure, interventi anche importanti. Per dovere di cronaca c'è anche da dire che in moltissimi casi sono stati gli stessi malati oncologici a rinunciare, a rifiutare le varie cure o i vari interventi per paura del contagio. Inoltre, proprio in queste settimane, i pazienti oncologici sono alle prese con la problematica del momento di strettissima attualità, ovvero le vaccinazioni anti-Covid. Altro snodo cruciale, carico di dubbi, ma anche di legittime speranze. Ne vogliamo parlare con il nostro graditissimo ospite, che tra l'altro sarà a disposizione fino alle 22:30 per rispondere alle vostre eventuali domande attraverso telefonate oppure attraverso mail. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato al professor Michele De Turzi. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Allora, non le chiedo come sta, perché la conosco da diversi anni, so che lei è un positivo, non positivo tamponato, no? Allora, mi auguro per lei, ma anche per me, Sì. e so che mi risponderebbe di sicuro bene. Assolutamente sì, anche perché poi abbiamo fatto già il vaccino, noi abbiamo fatto anche il dosaggio degli anticorpi, poi ci entreremo ed è un'ottima risposta, quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. Che uomo fortunato. Sto scherzando, ma devo dire che il professor De Turzi, che conosco da diversi anni, è una persona sempre disponibile, oltre che uno specialista competente. Specialista in oncologia medica, Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, è professore associato nel Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria, sezione ovviamente di oncologia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Intanto le chiedo che momento state vivendo nel vostro reparto ospedaliero? Beh, devo dire, passata la prima ondata, in qualche modo ci siamo riorganizzati. Parlo dell'oncologia, ma più in generale delle strutture sanitarie, per cui con tante difficoltà, ma il lavoro viene portato avanti abbastanza regolarmente, almeno per quanto riguarda l'oncologia medica, quindi la somministrazione delle terapie mediche, le prime visite e tutto il resto. Quello che manca ancora è il contatto diretto ancora con i pazienti, con la famiglia, con i caregivers. Pensi che ancora non riusciamo a fare le visite di follow-up in presenza. Stiamo sviluppando tutto un percorso di telemedicina per cercare di essere più vicini al paziente oncologico che deve fare gli attesi controlli medici semestrali o mensili. Ma ovviamente non è la stessa cosa. La telemedicina non è il contatto del paziente, Non non è la è. stessa cosa dappertutto, in tutti. Esatto. Senta, come giudica, come legge la situazione attuale? Anche oggi in Italia abbiamo avuto 460 decessi, in Abruzzo 310 casi positivi, 15 decessi, però l'aspetto, il lato positivo è che ci sono stati 459 guariti oggi in Abruzzo, abbiamo superato 450.000. Diciamo che già da un po' sono più i guariti rispetto ai contagiati positivi. Il futuro ovviamente passa per i vaccini, almeno questa è la speranza di tutti, ma quanta fatica, professore. Assolutamente sì, io sono ottimista, come diceva lei, quindi sono convinto che stiamo uscendo dal tunnel, ma lo stiamo facendo grazie ai vaccini. Purtroppo siamo ancora nel vortice della tempesta, siamo in piena terza ondata e ancora le curve in salita, però l'esempio è proprio quello di noi professori, di noi professionisti della sanità, dove ha visto l'incidenza è precipitata con l'aumentare della vaccinazione, a testimonianza diretta appunto che dove arriva il vaccino la pandemia Certo. si riduce. Quindi la speranza è quella di poter partire se le previsioni del CTS, del Ministero, sono quelle di mezzo milione di persone al giorno a partire da metà aprile. Certo. Io penso che l'ottimismo possa essere ragionevole. Allora, per gli operatori sanitari che si sono vaccinati, ma non apriamo questo capitolo abbastanza, diciamo così, negativo di questa situazione.
strettamente legata all'attualità. L'ultima, un altro filone di speranza, altro che potrebbe così migliorare, un altro aspetto che potrebbe migliorare molto la situazione da un punto di vista terapeutico, sono gli anticorpi monoclonali. Voi in oncologia l'adoperate già da qualche anno, no? Sì. Però quello è già una fase avanzata, sì, perché gli anticorpi monoclonali vengono utilizzati per le forme importanti di malattia, quindi già sintomatiche, pazienti positivi e sintomatici. La speranza è quella di non arrivare a quegli stadi. Sì. Poi però quella è già una garanzia in più, avere un'arma a disposizione come un anticorpo monoclonale che ti possa ridurre l'impatto della clinica e soprattutto il rischio di mortalità è una sicurezza, certo, in più. Però noi non dobbiamo arrivarci, dobbiamo intervenire prima. Cominciare a essere somministrati anche in Abruzzo. Torno da lei tra poco. Intanto voglio dire ai nostri telespettatori che anche noi di Medicina Facile vogliamo rimarcare con grande soddisfazione la notizia della candidatura del Corpo Sanitario Italiano al premio Nobel per la pace da parte della Fondazione Gorbaciov. Quindi pacchetto candidatura che comprende medici, infermieri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari, oltre a tutti coloro che hanno affrontato in situazioni spesso drammatiche e proibitive l'emergenza Covid-19 con straordinarie abnegazioni, molti dei quali sacrificando la propria vita per preservare quella degli altri e per contenere la diffusione della pandemia. Questa è la motivazione, recita così, la motivazione della candidatura dei nostri medici al premio Nobel per la pace. Candidatura che, come leggete, va sostenuta e quindi invito tutti voi ad andare sul sito della Fondazione Gorbaciov per sottoscriverla e vedete come si può fare. A proposito di medici deceduti per contagio nel corso della pandemia, anche stasera visitiamo il sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto, ad oggi sono 343. State vedendo, l'elenco aggiornato, ben 3 in più rispetto alla settimana scorsa. Ai medici vanno aggiunti 83 infermieri, uno in più rispetto alla settimana scorsa, mentre 100.000 sono i contagiati sul luogo di lavoro. E oltre agli infermieri vanno aggiunti anche 28 farmacisti. La pagina della solidarietà, che non manca mai in questa trasmissione, stasera vogliamo dare spazio volentieri all'apertura straordinaria del centro trasfusionale della ASL di Pescara, prevista per domenica prossima 28 marzo dalle 8.30 alle 12.30. È necessaria la prenotazione al numero che vedete adesso in sovraimpressione, è il numero della FIDAS di Pescara, dovrebbe apparire in sovraimpressione, ve lo leggo, eccolo qua, il numero della FIDAS 085 29 82 44, donare il sangue e gli emocomponenti è importante anche e soprattutto in questo tempo di pandemia. Le necessità sono infatti aumentate sia per l'area Covid che per il flusso continuo nelle sale operatorie. Ogni giorno molte persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere. La dottoressa Patrizia Accorsi, che è la direttrice del centro trasfusionale, invita i donatori, i cittadini a compiere questo importante gesto e ad usufruire anche dell'apertura di domenica per donare il sangue, in piena fiducia delle strutture trasfusionali di Pescara, in grado di garantire elevati livelli di sicurezza per i donatori e per i pazienti. Ricordo che durante la pandemia da Covid-19 la donazione di sangue rientra tra le situazioni di necessità per le quali è consentito spostarsi. Detto questo, grazie alle persone che lavoreranno con me anche stasera in questa trasmissione. Non la vedo nel mio monitor di servizio e quindi chiedo al regista Francesco Specchiulli di metterla in onda, però c'è, eccola qua, la collega Gigliola Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Siamo prontissimi a ricevere le telefonate. Ti preannuncio che già alcuni telespettatori si stanno prenotando e sono alcuni anche in attesa, ma i numeri sono in sovraimpressione, io li ricordo come sempre, 0871 il prefisso, 5873230, 5873235, ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it.
non scomparire che ho bisogno di te. Ecco, sei di sono nuovo scomparso qui, nel monitor di servizio, quindi ho bisogno di Gigliola. Questa è una comunicazione di servizio per Francesco per capire quando ci sono le telefonate. Professor De Turzi, dall'inizio della pandemia, a causa del Covid-19 e della paura di frequentare gli ospedali, c'è stata una diminuzione delle diagnosi di tumore? Abbiamo qualche numero? Come siamo messi? Questo in effetti è uno dei problemi più grossi da questo punto di vista e lascerà diversi strascichi anche alla fine di questa pandemia. Il problema è che, come correttamente ha detto lei, i cittadini, perché si tratta di cittadini, non di pazienti, per paura di sviluppare contagi, di contagiarsi, in questo anno di pandemia, rifiutato di accedere agli screening che quotidianamente e persistentemente anche in questo periodo. Non tutti. No, sono stati portati avanti con grosse difficoltà, sono stati portati avanti, però molti non si sono presentati, i cittadini. E i calcoli è difficile da farli perché siamo ancora nel pieno della tempesta e quindi i calcoli vanno fatti poi a bocce ferme, alla firma. Però i calcoli che sono presenti nel primo trimestre dell'anno scorso, della pandemia, da marzo a giugno dell'anno scorso. Quindi secondo trimestre. Il primo trimestre della pandemia, consideriamo da marzo a giugno, sì. Il primo trimestre della pandemia ha portato oltre 1 milione di rinunce agli screening, oltre 1 milione. Questo che cosa comporta? Comporta ovviamente diagnosi di tumori in meno, come correttamente ha detto lei, e questo impatterà poi sulla sopravvivenza complessiva per quelle patologie. Tenga presente che lei sa meglio di me che gli screening che vengono messi in atto dalle ASL sono soprattutto su 3 patologie, mammella, colon e cervice uterina, e già su queste 3 grosse patologie si sono registrate diverse diagnosi mancate di tumore. C'è l'Università di Firenze che un paio di mesi fa, sotto Natale, ha fatto un'analisi dettagliata in tutte le singole regioni, e solo per darle i numeri della nostra piccola regione, perché l'Abruzzo 1,2 milioni di abitanti è assolutamente una piccola regione, solo in Abruzzo si è considerato, rispetto al trimestre equivalente del 2019, si sono fatte il 10% soltanto delle visite di screening. Questo significa, su queste 3 patologie, 120 nuove diagnosi in meno, calcolato dall'Università di Firenze su un piano nazionale. Questo impatterà sulla mortalità, perché lo screening viene messo in atto per ridurre la mortalità, ma non lo calcoliamo oggi, lo calcoleremo tra qualche anno. La settimana scorsa, se qualcuno ha avuto modo di leggere, un collega dell'Emilia Romagna ha usato il termine, dice: finirà la pandemia da Covid, inizierà una pandemia di cancro. È stato molto criticato perché sembra allarmismo. Una dichiarazione nuda e cruda, forte, però probabilmente. Questo ci fa capire la gravità della situazione, perché in ogni caso queste diagnosi che non vengono fatte adesso, che possono sembrare positive, dice ok, abbiamo diagnosticato meno tumori, ma queste si presenteranno clinicamente più avanti, e questo impatterà poi sulla mortalità di quella patologia. Quanti PDT ha, percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, stasera mi mangio le parole, sono saltati in questo periodo? Questa è una domanda molto, molto complessa, perché in effetti adesso, ad onor del vero, saltato forse è un aggettivo un po' particolare, è stato adesso molto più saltato, complesso. Tra virgolette. Esatto, perché i percorsi vengono, mi permetto di ribadirlo al pubblico magari che non ha percepito, ogni grossa azienda per le grosse patologie ha organizzato dei percorsi appunto diagnostici terapeutici. Se un paziente ha avuto una diagnosi di tumore del colon, viene messo in un programma per fare tutti gli accertamenti, programmare l'intervento chirurgico, le terapie che servono e così via. Sicuramente si sono un po' dilatati i tempi, perché quella che era magari un'attacca immediata è slitta di qualche giorno, quella che era la disponibilità della sala operatoria è slittata in qualche modo, però poi alla fine il percorso si è completato e i PDTA sono operativi, almeno parlo della nostra realtà, sono operativi a tutto registro. Sa qual è però il vero limite?
è l'accesso ai PDTA da parte dei pazienti. I pazienti in questo anno hanno sottostimato i sintomi delle malattie oncologiche, e parlo di pazienti, di soggetti sani che hanno un primo sintomo. Una donna che percepisce un nodulo al seno, prima correva subito a fare la mammografia, in questo periodo ci riflette un po' di più, aspetta che le acque si calmino. Ci sono già delle evidenze, la cattedra di dermatologia del professor Amedeo sta pubblicando un lavoro sul melanoma. La diagnosi di melanoma nel secondo semestre del 2020 è fatta di melanomi molto più gravi rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, perché la gente non va in ospedale per farsi una mappa DNA in piena pandemia, e questo crea un ritardo, certo, della diagnosi, che si appesantisce poi molto sulla prognosi di quel paziente. E l'unico, se mi permette ancora, l'unica patologia che si è salvata da questo ritardo della diagnosi, paradossalmente, è il tumore del polmone, perché ovviamente con la paura che possa trattarsi di Covid, ogni colpo di tosse, ogni linea di febbre, ogni difficoltà a respirare porta subito il paziente al pronto soccorso o ad analizzare. E noi oncologi siamo una 20-30 oncologie in tutta Italia, stiamo raccogliendo appunto la diagnosi in questi mesi di tumore del polmone per vedere effettivamente se questo ritardo diagnostico nel tumore del polmone se c'è stato o meno, ma sembrerebbe assolutamente di no. Tra poco darò spazio alle telefonate dei telespettatori, sempre se mi ridanno il monitor di servizio di Giuliola, che non vedo in questo momento. Sono proprio i pazienti oncologici malati di tumore al polmone, sono quelli più a rischio, se si può fare, a rischio ovviamente mortalità in caso di contagio da Covid. Cioè, sono, non so, prima coloro che sono malati di tumore, poi tumore al seno, non so, come sì, se c'è una, no, una graduatoria di rischio. Sì, è stato anche fatto questa sorta di graduatoria. Ovviamente, come ha intuito, come ha anticipato lei, la malattia polmonare, non solo quella primitiva, cioè il tumore del polmone, ma anche altre malattie oncologiche con metastasi polmonare. Quindi quando c'è un coinvolgimento polmonare, ovviamente con una infezione da Covid che porta prevalentemente a delle polmoniti interstiziali, non fa che aggravare il quadro clinico. Quindi da questo punto di vista il tumore polmonare è, sia, ripeto, primitivo che secondario, è quello più coinvolto in termini di mortalità. Fare o non fare il vaccino anti-Covid al paziente oncologico? Diapositiva numero uno, così e poi intanto che lei spiega, chiedo se mi ridanno o se c'è qualche problema, fatemi sapere dalla regia come faccio a sapere se ci sono telespettatori in corso. Fare o non fare il vaccino anti-Covid ai pazienti oncologici? In questa diapositiva, se comparirà sullo schermo, c'è un dato che mi piace sottolineare, mi ha allarmato la settimana scorsa, penso che molti telespettatori l'avranno visto, cioè sui primi 100.000 pazienti deceduti per Covid, 100.000 pazienti, oggi viaggiamo sui 106-107.000, sì, ma sui primi 100.000 pazienti, il 16% di questi pazienti era fatto da pazienti oncologici. Quindi il 16% è un dato enorme, sono 16.000 persone oncologici che sono morti per il Covid. Ora, per chi frequenta i social, penso che più o meno ci siamo tutti quanti, sui social questo dato ha permesso ai cosiddetti negazionisti un po', come dire, di dare fiato alle trombe, nel senso che hanno cominciato a sottolineare, ecco, sono morti perché erano pazienti oncologici, non sono morti perché dovevano morire, sono morti perché con il Covid, ma non per il Covid. Io ovviamente, ma penso qualunque persona un po' ragionevole, la penso in maniera diversa, nel senso questo 16% ci fa capire invece una cosa molto più complessa, molto più delicata, che il paziente oncologico è un paziente fragile. È un paziente fragile, e quindi il virus che attecchisce in un paziente così fragile, con comorbidità, con altri trattamenti in atto, eccetera, crea molto più danni. E quindi se noi consideriamo questo dato e quindi consideriamo il paziente oncologico come un paziente a rischio, un paziente fragile, certo, questo ci porta alla conseguenza che il paziente oncologico deve essere tra le figure prioritarie da vaccinare. Non ci sono alternative. Un altro dato che mi è venuto
venuto fuori leggendo questo o qualche altro articolo analogo è che il rischio di complicanze di polmoniti gravi è del 2% nella popolazione sana e del 26% nella popolazione oncologica. Quindi parliamo di un rischio enormemente aumentato ed è anche facile da capire, perché un paziente oncologico è fragile per la patologia, è fragile per le terapie che sta facendo, e quindi un virus di questo tipo così aggressivo non può che peggiorare la situazione. L'ultima, poi do spazio alle telefonate: avete dei dati disponibili su eventuali interazioni dei vaccini con i trattamenti oncologici, ad esempio con i farmaci chemioterapici? Chi è in chemio può farlo? Allora, chi sta facendo la chemioterapia? Assolutamente sì. Questo lo ribadiremo, penso, più volte durante questa serata, nel senso che non ci sono grosse indicazioni. Però voglio fare una premessa prima di rispondere alla sua domanda. Noi medici, quando parliamo, parliamo in base ai risultati degli studi clinici, a dati di fatto, non per impressioni. Non io quello che gli sto dicendo qui non lo dice De Tursi, magari questo non può interessare nemmeno a mia moglie, tanto per dire. C'ha valenza quello che io dico se viene fuori da uno studio clinico, viene fuori da una analisi controllata dei dati. In questo momento sul Covid tutti questi dati non ci sono, quindi i dati che noi diremo, i dati che vengono detti anche dal Ministero della Sanità, dal CTS, eccetera, vengono riferiti soprattutto ad altre esperienze di vaccini, come il vaccino per l'influenza, come si comporta il vaccino dell'influenza nel paziente oncologico. E interazioni non ce ne sono. Non ce ne sono da un punto di vista strettamente farmacologico, anche perché sono cose completamente diverse da un certo punto di vista. Ci può essere un'interazione clinica, nel senso che se io faccio la chemioterapia, cioè i disturbi della chemioterapia, lo stesso giorno posso fare il vaccino e magari ho i disturbi legati al vaccino, quei minimi disturbi che vengono riferiti dalla stampa, dai report e così via, e quindi magari si sovrappone una tossicità dell'una e dell'altra cosa, ma non c'è interazione farmacologica in senso stretto. Allora, intanto le faccio i migliori auguri per tornare a casa, perché dopo che ha appena detto che non interessa manco a sua moglie, non so se la faranno rientrare a casa. A parte queste battute, 21 e 22, diamo spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama, signora? Io da Chieti, Teatina Doc. Forza Chieti sempre. Allora, come? Forza Chieti sempre, viva Chieti sempre. Certo. Allora, intanto che Dio la benedica, che sta benissimo, e non si ammali perché deve curare noi, eh? Ah, si riferisce a me, grazie. Grazie. Mettiamo il non disubili. Sì. Allora, professore, io sono una malata oncologica, mi ha operato il professor Pampani, che lei conosce, senz'altro. Come no, siamo amici. Lo so. È venuto ad operarmi però a Chieti il 9 agosto, adesso fa 3 anni, è stato un tumore bruttissimo, però lui alla seconda visita, prima per fortuna che andasse via, mi controllò e mi disse: adesso in questo momento lei non è malata, però la mando a visita oncologica, perché io sono un chirurgo, mentre invece di là possono curano. Allora, carissimo professore, rivado a visita di controllo ad Ortona, alla grande troupe che ci ha lasciato il professor Pampani. Dice: signora, l'oncologia che cosa le ha detto? A me l'oncologia? Non mi hanno chiamato. La richiesta che ha fatto Ortona non si sa che fine ha fatto. Mi chiama l'oncologia e poi vado a visita in radioterapia. Una dottoressa gentilissima già mi aveva detto chiaro, signora, sono passati 7 mesi. Io gli avrei fatto fare la radioterapia mirata a San Giovanni Rotondo. Adesso mi metterò in contatto con i medici, comunque l'ho persa. Sì, fa la domanda, signora, per cortesia, perché ho diverse telefonate. E ho un enfisema polmonare. Sì.
Allora, io le visite di controllo non le posso fare perché sono state sospese, no? Ho fatto la domanda per il vaccino l'ultimo venerdì di gennaio. Questa sera la televisione Rete 8 del giornale ha detto che, anzi, proprio da questa sera è stato aperto il sito per la classe del 42 al 46. Professor, mi dica, ma io in quale classica sto? Secondo me, prego, professor. Anche questo vaccino? Sì, non ho capito la parte finale. La seconda deve fare o non fare il vaccino? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io lo devo fare, per carità, sono la prima. Esatto. Sì. Ma quando mi viene fatto, non è che a me mi si perde pure questa volta? No, io non voglio andare. Intanto non voglio stare più in casa. Bene, intanto, professore, così diamo spazio a altre telefonate. Sì, mi dispiace che ci sia stato questo equivoco, adesso non riesco a capire. Noi con i pazienti di Fanfani li vedevamo in tempo reale, ci chiamava dalla sala operatoria, parlo di me e dei miei colleghi dell'oncologia, quindi ci deve essere stato qualche equivoco, ma penso che appunto lei non era rivolta all'oncologia ma alla radioterapia, perché se le hanno proposto il trattamento poi a San Giovanni Rotondo era per un problema dell'utero, evidentemente. Però al di là di questo equivoco, mi dispiace, chiedo scusa da parte della struttura, per il vaccino sì, non ci sono dubbi. Lei è una paziente oncologica e lei in ogni caso rientra nei pazienti fragili, al di là dell'età, nel paziente fragile. Penso che quando ha fatto la registrazione sul sito della ASL o della regione avrà indicato appunto l'esenzione grave patologia 048 e quindi prima la chiamano, meglio è, assolutamente. E l'enfisema polmonare, da questo punto di vista, secondo me non è una controindicazione a fare il vaccino. Grazie, professore. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Da dove chiama? Dalla provincia di Pescara. Sì, buonasera. Prego. Volevo fare i complimenti appunto per la trasmissione. Grazie. Anche se il professore mi ha un po' anticipato come risposta alla domanda che volevo fare. Dunque, poiché mio marito è un malato oncologico, la mia domanda è questa: se era necessario che mio marito faccia il vaccino e quali di essi lei consiglia di fare? Quali di questi vaccini consiglia il professore di fare? Posso sì, sì. E anche volevo sapere se può farle durante i cicli di chemio o se deve seguire un particolare iter, non so. Allora, noi abbiamo le raccomandazioni, è stato fatto una vera e propria linea guida da parte della nostra società di oncologia a livello nazionale. La chemioterapia non è una controindicazione per fare il vaccino, quindi assolutamente si può fare. Se si può è meglio farla prima di iniziare una chemioterapia il vaccino, ma se suo marito è già in trattamento ovviamente deve e può farlo tranquillamente. L'unica accortezza che potremmo adottare un po' era quello che dicevamo prima con il dottor Castignani, di magari non farlo lo stesso giorno della terapia, ma non perché ci possa essere interazione farmacologica tra le due cose, ma ci può essere sovrapposizione degli effetti collaterali, se dovesse avere qualche effetto collaterale, nel senso che se dovesse avere febbre, se dovesse avere qualunque altro disturbo, dolori vari, sono legate alla chemioterapia o sono legate al vaccino, magari questo può confondere. E poi una cosa che magari ripetiamo un po' più avanti. Lei sa che chi fa la chemioterapia deve fare controllo emocromo settimanale, perché si possono abbassare i valori del sangue, no? Soprattutto i globuli bianchi. I globuli bianchi sono le nostre difese immunitarie. Quindi se proprio io so che venerdì devo fare il vaccino, sono un paziente in chemioterapia, faccio l'emocromo la mattina per avere una tranquillità che la conta dei globuli bianchi è nella norma. Però ripeto, non c'è controindicazione con la chemioterapia, con queste piccole accortezze lo può fare tranquillamente, anzi ribadisco, lo deve fare tranquillamente. Grazie alla nostra amica della provincia di Pescara. Giuliano, mi fa segno che c'è un'altra telefonata. Sì? Pronto, Rete 8? Oh, buonasera, professor De Turso. Sono Speranza, chiamo da Rosciano. Buonasera. Domani faccio 70 anni. Tanti auguri. Allora, il 26 aprile mi hanno stappato una vena. 2 maggio ho cambiato la valvola al cuore.
il 30 giugno operata al polmone destro superiore per tumore, a dicembre mi hanno ritrovato altre due macchiette. Sto facendo la chemio e finisco appena dopo Pasqua. Lei che dice, mi tocca fare il vaccino, può essere pericoloso, non so, no, se no. Rientro ai, diciamo, a quelli, diciamo, pericolosi. No, beh, secondo tanto lei si chiama come il ministro della salute, quindi già dovrebbe essere coperto. Dovrebbe essere coperto di suo. No, secondo me deve farlo a maggior ragione. Lei dovrebbe essere uno dei primi ad essere vaccinato, perché un paziente con oncologico, paziente con problemi cardiovascolari e così via, c'è una eventuale, facciamoli scongiuri, un'eventuale infezione per lei sarebbe veramente catastrofico. Quindi se no, io potrei. Sì. Mi ero dimenticato di dire che sono diabetico e faccio l'insulina. A maggior ragione. Depressione. A maggior ragione, sono tutti fattori prognostici pesanti che possono complicare un'eventuale infezione da Covid. Quindi se c'è un paziente realmente fragile, quando noi diciamo paziente oncologico fragile, lei è un esempio di questo, perché è un paziente con più morbidità, più patologie, con più trattamenti, perché starà curando il tumore, starà curando il diabete, starà curando la circolazione, e quindi mettiamo insieme tutto questo, il vaccino, l'infezione, cioè da Covid, può essere la goccia che fa traboccare il vaso. Quindi se lei, se c'è qualcuno che deve essere vaccinato con priorità, è lei il prototipo. Convintissimo. Sì. Dove dovrei chiamare? Alla ASL di appartenenza? No. Ma lei non si è iscritto sulla piattaforma della Regione Abruzzo? Esatto. Sarebbe già dovuto iscrivere da tempo. C'è sul sito della regione, c'è una voce dedicata al vaccino, alla prenotazione. Manifestazione di interesse. Grazie al nostro amico di Rochard. Tanti auguri. Tanti auguri e segue consigli del professor De Turzi. Gigliola, altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto? Sì. Eccomi. Siamo qua. Buonasera. Da dove chiama? Buonasera a lei. Io chiamo da Pescara. Prego. Allora io volevo fare una domanda al dottor De Turzi. Io sono in cura da 6 mesi praticamente con un farmaco biologico, il Votrient. Sono stata in cura anche da voi anni fa, perché sono stata operata per un leomiosarcoma uterino 8 anni fa con secondarismi polmonari. Sono stata operata lì dal professor Mucilli. Poi però insomma, questi secondarismi si sono ripresentati e diciamo che ho fatto, questa è la quarta linea, perché ho fatto, anzi diciamo, quasi la quinta, ho fatto varie linee di chemio, lo Yondelis, quest'estate di fosfamide, e poi da settembre ho cominciato la biologica, la prima TAC, insomma ho avuto dei buoni risultati, c'è un piccolo ridimensionamento della lesione più grande e le altre sono ferme. E adesso avrò l'attack martedì prossimo. Volevo sapere se ho parlato con la mia oncologa, perché sono in cura da Viano da un po' di anni, però volevo sapere anche, ecco, il suo parere riguardo la possibilità di potermi vaccinare, se il farmaco biologico, o anche come, diciamo, comorbidità, il fatto che sono operata anche di tiroide, quindi non ho la tiroide, sto facendo la terapia sostitutiva. E poi prendo il bisoproloro, perché ho avuto alcuni piccoli problemi di aritmie, ma abbastanza tranquilli, insomma. Ecco, volevo sapere se io ho un po' di timore, perché comunque ho questi secondarismi al polmone destro, che sono il più grande, abbastanza grandicello, e se ci può essere una problematica, non so, con questo farmaco Votrient biologico, oppure è come per le chemio. No. Resti in linea, così se il professore deve fare qualche domanda. No, è molto chiaro da un punto di vista oncologico il quadro. Le posso garantire che non c'è nessuna controindicazione con il Votrient, con questi farmaci biologici. E la presenza della, come dicevamo prima con il paziente di prima, la presenza della malattia a livello polmonare è un fattore in più che la deve incoraggiare a fare il vaccino. Proprio perché l'infezione da Covid, alla fine, nelle forme più gravi, si risolve con una patologia
polmonare con una polmonite interstiziale importante, lei che c'ha già una malattia polmonare deve assolutamente evitare. Quindi se anche ci fosse qualche controindicazione da un punto di vista farmacologico, e le ripeto, non ce ne sono, perché il Votrient c'ha un meccanismo d'azione completamente diverso, è anche molto più tranquillo se vogliamo rispetto alla chemioterapia classica, ma se anche ci fossero, il rischio per lei di sviluppare una patologia da Covid è molto più alto del rischio di un eventuale legato al vaccino. Quindi io mi sentirei di tranquillizzarlo a farlo appena possibile, al di là, e poi non c'è nemmeno bisogno, come dicevamo prima, di pause terapeutiche, di fare il controllo dell'emocromo, perché lei sa benissimo che il Votrient il più delle volte, nella stragrande maggioranza dei casi, non porta un abbassamento delle difese, dei valori dei globuli bianchi. Quindi lei può e deve fare il vaccino, a mio avviso. Grazie professore, segue i consigli. Tanti auguri. Tanto posso? Voleva fare un'altra domanda la nostra amica. No, volevo solo chiedere riguardo i vaccini. So che per le categorie fragili, o comunque per le nostre categorie, il vaccino potrebbe essere tra Pfizer e, non so, Moderna, non so, Johnson, sì. Se arriverà, cioè l'AstraZeneca non dovrebbe essere molto... Allora, indicato, credo. Sì, accolto nel segno, perché è uno degli aspetti che sicuramente avremmo ribadito e lo ripeteremo più avanti sicuramente. Forse. Cioè dei tipi di vaccini che ci sono adesso, non voglio essere troppo tecnico, non voglio annoiare. Ma non facciamo pubblicità, professore. No, assolutamente. Ma ci sono due metodologie che vengono utilizzate per fare questi vaccini Covid. Quelli cosiddetti a RNA e quelli che hanno un adenovirus, un virus inattivato. E il primo è, non posso fare il nome, Pfizer. Sì, no, Pfizer, no. Pfizer e Moderna sono quelli, sì, a RNA, e invece AstraZeneca e anche Sputnik, se arriverà agli altri, sono di adenovirus. E da tutte le linee guida nazionali, internazionali, dei ministeri, per i pazienti fragili e quelli oncologici in modo particolare, c'è una controindicazione a fare quelli con l'adenovirus, perché pur essendo virus inattivati, tranquilli, eccetera, nei pazienti oncologici, esperienze diverse con il BCG e altre cose, ci hanno dimostrato di poter dare maggiori reazioni, e quindi per i pazienti fragili al momento si può fare soltanto Pfizer. Quindi se lei dovesse fare il vaccino domani, se lei registra Moderna quando arriverà, perché ancora non ci sta. E appena arriverà sicuramente questo, ma mai AstraZeneca o Sputnik o altro. Io lo dicevo perché se dovessero chiamare la signora, può fare Pfizer e Moderna, non so se se arriva Moderna, se c'è, certo. Moderna sì, però no, sia tranquillo che non le proporranno l'AstraZeneca, non perché io abbia nulla a che fare con l'AstraZeneca, perché secondo me è un vaccino attendibile, utile, assoluto e sicuro, però non per il paziente oncologico, per tutta una modalità diversa di costruzione del vaccino. Chiaro, grazie professore. Altra telefonata, poi do spazio anche a una mail che è arrivata poco fa. Pronto Rete 8? Buonasera Paolo. Buonasera. Tutto a posto, buon? Sì. Io sono di Chieti. Sì, chi ma è lei? È una bugia, è una bugia. Una bugia, va bene. Faccio la domanda al professor De Turzi, non a me. Sono stato operato 2 mesi fa. Paolo, sono stato operato. Professore, buonasera. Sì, buonasera. È un piacere sentirla. Lei piacere ha già risposto a quello che io dovrò chiedere, le faccio perdere poco tempo. Io ho 73 anni, sono stato operato 2 mesi fa a un carcinoma squamoso al polmone di 3 cm e poi è risultato tutto positivo alla fine, quindi adesso devo solo fare riabilitazione e rinizierò la chemio, però non so quando inizieremo. Quindi volevo chiedere se il vaccino lo potevo fare o meno, ma ho già sentito tutte le risposte e le faccio perdere poco tempo. Vabbè, no. Però la risposta è specifica per il suo caso. No, ribadisco che le deve farla, anzi dovrebbe per quanto possibile sottolineare per farlo prima di iniziare la chemio. Non ho capito perché sono già passate 3 mesi e ancora non è iniziato la terapia. Però ancora mi chiamano. Per carità, non voglio entrare nei dettagli, non so, però al di là di questo, se lei ha in previsione di iniziare una chemioterapia, essendo stato poi un paziente operato al polmone, quindi già con un deficit di respiratorio penso più o meno importante, questo significa che lei deve proteggersi di più e quindi il vaccino deve assolutamente farlo prima di iniziare la chemio. Mi colpisce che tutte le telefonate che abbiamo ricevuto finora sono tutte legate a patologie polmonari.
primari. Certo. E quindi se c'è un paziente oncologico che ha necessità di proteggersi, è proprio questa categoria di paziente. Grazie professore, in bocca al lupo al nostro amico di Chieti. Buonasera professore, mi chiamo Marta e da qualche anno ho scoperto di avere la sindrome di Gorlin-Golz ed ogni giorno prendo il Vismodegib. Sì. Ho azzeccato. A febbraio sono risultata positiva al Covid. Posso già fare il vaccino? La ringrazio anticipatamente. Marta. Wow, Marta, questa è una domanda molto complessa, devo dire, perché le linee guida oggi del Ministero ci dicono che anche chi ha avuto il Covid una prima dose deve farlo, a meno che non siano passate sei mesi dall'infezione. No, non l'ha scritto. No, dice da tre mesi, e quindi tre mesi immagino di adesso, febbraio, sì, a febbraio, quindi un mese. Le linee guida ci dicono, il CTS, il Ministero, ha comunicato che anche i pazienti che hanno avuto il Covid, un richiamo, una infusione di vaccino deve farlo. Poi eventualmente il secondo richiamo si farà sulla base probabilmente del dosaggio degli anticorpi, perché adesso una volta che comincerà la diffusione su grossa scala del vaccino si comincerà a parlare poi del dosaggio sierico, certo, degli anticorpi, per capire effettivamente ognuno di noi come ha risposto al vaccino, se c'è la copertura immunologica, immunitaria. Quindi, però in questo caso sì, il vaccino, almeno una infusione, una somministrazione deve farla, e le ribadisco che non c'è nessuna controindicazione al Vismodegib, anche perché anche lì, come il Votrient prima, c'ha un meccanismo d'azione completamente diverso. Poi lei mi insegna, è un farmaco assolutamente ben tollerato che non ha grossi effetti collaterali, quindi non controindica il vaccino, assolutamente. Grazie professore, torniamo alle telefonate. Pronto Rete 8? Pronto? Sì. Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Adri, provincia, sì, di Teramo. Sì, bellissima Adri, prego. Grazie. No, niente, volevo salutare immensamente il professor Michele De Tursi, che è il mio oncologo, e sono tuttora in cura da lui, e veramente è un genio. Volevo dire questo perché i vaccini, quando poi chiedo a lui, perché sto sempre a contatto con lui. Sì. Vabbè, gliela faccio adesso salvato, in diretta la domanda, no? Sì, lui mi ha salvato la vita. Ma gliela faccio una domanda, però, oltre ai complimenti meritatissimi. Professore, noi va bene, ci sentiamo sempre. Non ho niente da dire perché... Va bene. No, la domanda è se può fare il vaccino. Assolutamente sì, ovviamente la conosco, non l'ho pagata, sì, per dire che sono bravo, ma al di là della battuta, sì, c'è una storia di 10 anni con la paziente. Sì. Assolutamente sì, anche nella sua storia di paziente... come definiamo noi, lungo sopravvivente, speriamo lunghissima sopravvivente, quindi una storia di molte, molte terapie fatte e di terapie in corso, assolutamente deve farla, perché è una paziente fragile, anche se è giovane, è una paziente fragile con un organismo appesantito dai tanti trattamenti e quindi ha diritto a fare il vaccino in maniera prioritaria per coprirsi. Bene professore, un saluto alla nostra amica di Atri. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, dall'antica Teate, sono Santino. Buonasera Santino, prego. Niente, saluto Paolo, che un po' che non ci si vede, e il mio grande Santino, il mago dei risotti. Di Tursi. Esatto. Ciao Santino, fai pure la domanda al professor De Tursi. Il professore conosce bene la mia situazione, perché è lui che mi segue da sempre, anche se ultimamente non ci stiamo vedendo per questo motivo qui, proprio per evitare che ci siano contagi. Esatto. Quindi io, con la situazione di un'asportazione più l'altra che abbiamo fatto proprio lì, volevo sapere se per me riesco a reggere il Covid, il vaccino. No, come ha detto correttamente, come hai detto, assolutamente sì, lo devi fare, a maggior ragione lo devi fare, per la tua fragilità di situazione, anche se al momento, per fortuna, incrociamo le dita, lui non è malato di malattia oncologica, però è stato operato, quindi c'è una situazione molto delicata e di fragilità che richiede
richiede una precauzione, non ci sono dubbi, e poi ci teniamo troppo ai tuoi risotti, quindi non possiamo. Assolutamente sì. Cioè, il record mondiale di risotti diversi. Vaccinati, Santino, che abbiamo bisogno di te. Tanti auguri. Bocca al lupo per tutto. Altra telefonata, pronto alle 8? Pronto. Deve parlare un po' più. Sì. È in diretta, signora, solo che dovrebbe parlare con voce più alta, per cortesia. Sì, va bene. Sì, da dove chiama? Chiamo da Casa L'Incontrada. Sì, prego. Prego, faccia la domanda. Io volevo ringraziare pubblicamente il dottor De Tursi. Grazie signora, grazie. Prego, io chiamo da Casa L'Incontrada e porto periodicamente la mamma presso il reparto di oncologia e trovo sempre una persona ben disposta, cordiale, molto professionale, che mette a proprio agio i pazienti e i familiari. Grazie, ecco. Mi mette a disagio. Sono lei tutti quanti del reparto di oncologia. Grazie, grazie. Grazie davvero. Grazie. Ha fatto il vaccino? Sì, la mamma ha fatto il vaccino, ha fatto la Pfizer, l'ha fatto domenica, quindi tutto perfetto. Bene. Ha avuto controindicazioni? Grazie, professore. Ha avuto controindicazioni sua mamma? Assolutamente nulla. Perfetto. Bella grazie, testimonianza. Grazie. E questo conferma che noi buonasera a lei, ospitiamo i migliori. Prima qualcuno l'ha chiamata genio, adesso complimenti per lei. Altra telefonata. Pronto? Pronto Rete 8? Salve. Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera. Da dove chiama? Telefono da Giuliano Teatino. Sì, prego. Volevo fare una domanda, se un operatore sanitario o un medico è già vaccinato, può trasmettere il contagio a un paziente, ha le potenzialità, la carica virale? Sì, sì, purtroppo sì. Anche noi che abbiamo fatto il vaccino, ripeto, io l'ho fatto il 4 gennaio, ho fatto il dosaggio degli anticorpi, cioè gli anticorpi molto molto alti, quindi una risposta importante. Questo però non significa che io non possa essere un portatore, che non possa avere il virus e possa trasmetterlo. Per cui anche quando si fanno i vaccini, tutte quelle protezioni individuali, la distanza, la mascherina, i guanti, il lavarsi le mani, sono fondamentali, perché il passaggio ci può essere comunque. Quindi anche aver fatto il vaccino non ci esime da sentirsi liberi tutti e fare quello che vogliamo, a maggior ragione un operatore sanitario. Altre domande per il professor De Tursi? Sì, un'ultima domanda. Prego. Un medico che si è vaccinato, se risulta col tampone positivo, deve osservare la quarantena? Questo è un grande punto di discussione. In teoria sì, assolutamente sì, deve fare la stessa quarantena, perché il vaccino non per forza significa che il soggetto sia positivo al tampone. La positività del tampone ci dice un'altra cosa rispetto al vaccino, ci dice che c'è una carica antigenica importante, per cui bisogna assolutamente limitare i contatti, limitare soprattutto il rischio di esporre altri soggetti all'infezione, quindi assolutamente sì. Noi, ringrazio. Tenga presente che noi medici, ripeto, io sono stato vaccinato il 4 gennaio, noi ogni 40 giorni facciamo il tampone ugualmente. E se viene positivo il tampone, c'è tutta la procedura di isolamento, di precauzione. Come è giusto che sia, tra l'altro. Sì. Grazie al nostro amico di Giulio. Grazie, buona serata. Grazie a lei. Grazie a lei. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto. Pronto, buonasera, sono la signora Giovanna. Buonasera, da Santo Eusanio del Sangro. Sì. Senta, io volevo avere delle delucidazioni in merito a questi vaccini. Io ho fatto richiesta come insegnante per l'AstraZeneca, però sono stata anche operata di tumore al seno nel 2013. Ho fatto la chemioterapia ed ora sono ancora in terapia con l'enantone e il Femara. E volevo sapere se posso farlo, quale posso fare, se il Pfizer o l'AstraZeneca, perché non ne vengo a capo, non riesco a capire più. Sì, no, l'ho già detto a una paziente prima.
e lo ribadisco così è sempre più chiaro, lei è una paziente oncologica con un trattamento oncologico attivo, quindi lei deve fare il vaccino non perché è insegnante, ma come paziente fragile, come paziente oncologico. Particolare, oncologico. E in, okay. in questa categoria di pazienti oncologici non c'è al momento dubbio che uno debba fare il Pfizer. Di quelli disponibili oggi, Pfizer o AstraZeneca, lei deve fare Pfizer, perché quelli AstraZeneca, ripeto, sono su base, il meccanismo d'azione di AstraZeneca, come di tutti i vaccini tradizionali, sono dei virus inattivati, quindi portano l'antigeno, portano il segnale per la risposta immunitaria, ma non creano l'infezione. Però nei pazienti oncologici questi virus attivati sono un po' più delicati, per cui si preferisce non fare. E queste cose non le dice De Tursi, ma lo dice il Ministero, lo dicono le linee guida, lo dice qualunque società scientifica mondiale. Quindi assolutamente lei non deve segnarsi come insegnante, ma come paziente oncologico. No, le chiedo questo perché oggi pomeriggio mi hanno proprio chiamato per fare il vaccino e ho chiesto che cosa mi avrebbero fatto e mi hanno detto che mi avrebbero fatto l'AstraZeneca. Sì, evidentemente. Io mi sono rifiutata di andare. Secondo me ha fatto bene, perché in ogni caso lei deve, forse si è registrato, forse è stata chiamata più come lista insegnante. Di insegnante che non di pazienti oncologici. In effetti i pazienti oncologici ancora non li stanno chiamando, quindi lei forse è stata chiamata come categoria insegnante. E evidentemente nel momento in cui si è registrato, chi per lei l'ha fatto, ha segnato appunto la categoria insegnanti e non pazienti oncologici. Sì, infatti io ho fatto tutte e due le richieste, sia come insegnante che come paziente oncologica. Esatto. Ed è arrivata prima come insegnante, gli insegnanti stanno facendo l'AstraZeneca. La signora chiama da, che mi sono perso il paese? Sant'Eusanio del Sangro. Sant'Eusanio del Sangro, quindi all'ASL. Secondo me ha fatto bene a non fare, ripeto, non perché voglia criminalizzare AstraZeneca, perché è un farmaco attivo, però se io sono giovane, in buone condizioni, ci vado tranquillo. Lei fa l'ormonoterapia, che per fortuna non è una terapia molto invalidante, ma ha degli effetti collaterali un po' delicati che è meglio non mettere con l'AstraZeneca. Ecco. Grazie, grazie. Va bene, tanti auguri. Grazie alla nostra tanti amica, auguri. Tanti auguri di Sant'Eusanio del Sangro. Buonasera, vorrei avere delucidazioni circa le indicazioni date sull'opportunità di fare il vaccino in presenza di fattore V omozigote. Grazie Maria Carmela. Non c'è assolutamente nessuna controindicazione, quindi se lei mi chiede l'indicazione a farlo, assolutamente sì. Allo stato attuale delle conoscenze non è una controindicazione a fare il vaccino, quindi consiglio di farlo. Grazie professore, torniamo alle telefonate. Pronto Rete 8? Buonasera. Pronto? Buonasera signora, buonasera. Dove chiama? Io chiamo da Vasto. Sì, buonasera. Sono una paziente di una collega del dottor Tursi, sì. Sempre lì al reparto, anche se attualmente non sono sotto chemio, diciamo, meno sono male. Una paziente che per il momento se la cava senza. E volevo chiedere, io ho avuto un'allergia a uno dei farmaci della chemioterapia e anche a una puntura contro il tetano. Facendo il vaccino devo usare delle precauzioni, corro più rischi di altre persone? Guardi, che non sono allergiche? La sua è una delle domande più gettonate in assoluto, tutti i giorni riceviamo, e anche tra di noi medici, cioè chi ha avuto un'allergia, in questo caso lei due allergie, una chemioterapia e una puntura, non ho capito di che cosa. Contro il tetano, il vaccino del tetano. Quindi c'ha una sensibilizzazione particolare, c'ha una predisposizione, come dire, in un certo qual modo ad una iperreattività del sistema immunitario, però anche questo non è una controindicazione al vaccino. Noi, lei sa, se ha frequentato i nostri reparti, abbiamo reazioni allergiche, non dico tutti i giorni, ma quasi, perché fa parte di un meccanismo particolare di sensibilizzazione, ma questo non è una controindicazione. Tutte le schede tecniche dei vaccini, tutte le linee guida oggi ci dicono che l'unica controindicazione è se io ho riconosciuto una intolleranza a qualche fattore del vaccino, a qualche eccipiente del vaccino. In alternativa no.
ho discusso questo stesso caso suo, una nostra collega medico che lavora al policlinico, che ha avuto quasi uno shock anafilattico a un precedente vaccino. Quindi lei era molto molto titubante se farlo o meno, il vaccino adesso per il Covid. Alla fine ha superato la paura e l'ha fatto e non ha avuto nessun disturbo. Quindi non è che l'anamnesi sua positiva di reazioni allergiche o di reazione al vaccino del tetano debba necessariamente precludere l'attività o la sicurezza del vaccino Covid. Poi chiaramente lei questa cosa lo dirà sicuramente al medico quando andrà a fare l'inoculazione del vaccino, e il medico avrà un'accortezza maggiore, la terrà per più di una mezz'oretta sotto osservazione per eventuali reazioni ritardate, però secondo me deve farlo e può farlo. E per quanto riguarda i farmaci, ce ne può essere qualcuno diciamo di questi vaccini più indicato per soggetti? No, come abbiamo detto prima, pazienti allergici come lei fa sicuramente Pfizer. Allo stato attuale, tra Pfizer e AstraZeneca, lei non ci sono dubbi che farà Pfizer, non può fare AstraZeneca. Grazie, grazie alla nostra. Grazie a lei. Grazie alla nostra amica di Vasto, auguri, in bocca al lupo per tutto. Altra telefonata mi fa segno Gigliola dalla redazione, poi tra un minuto e mezzo devo andare in pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Ma io ho chiamato già prima, mi hanno detto di stare in attesa. Sì, è in diretta signora, faccio la domanda al professore. Mi dice da dove telefona per cortesia? Da Montesilvano. Montesilvano, vada. La mia domanda è questa. Io sono un soggetto fragile, soffro di artrite, di asma, ho dei problemi cardiaci e dunque volevo sapere qual era la mia vaccinazione, se posso farla oppure no. Ma non è una paziente oncologica, mi sembra di capire. No, okay. No. Però c'ha tanti altri problemi. Esatto, in modo particolare l'asma, che è una patologia, appunto, lei mi insegna, è già di difficile gestione in termini di capacità respiratoria, quindi secondo me deve farlo. Lei rientra, appunto, come l'ha anticipato, in una categoria fragile, pur non essendo paziente oncologica. Questa dimostrazione che l'oncologia, il tumore, è sicuramente un elemento fondamentale di fragilità, ma purtroppo non è l'unico, e lei è un esempio tra l'asma e le altre sue patologie, la rendono un paziente fragile. Professore, io faccio il metotrexate. Sì, vabbè, per la malattia reumatica, in ogni caso. Sì, l'artrite reumatoide. Esatto, ma questo non è una controindicazione, questo la legittima ad essere vaccinata in via prioritaria, a farlo prima, e la legittima a fare il Pfizer piuttosto che l'AstraZeneca, perché ha le stesse fragilità che dicevamo per le telefonate di prima. Quindi ribadisco, secondo me deve farlo, e deve farlo tra i primi. Grazie. Ho paura. No, stia grazie. Tranquilla. Secondo me è molto più alto il rischio dell'infezione e di quello che può comportare, che non il rischio per il vaccino. Bravo. Quindi la faccio tranquillamente. Grazie. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Segue i consigli del nostro specialista. 21:57, quasi 58, devo andare tassativamente in pubblicità. Chiedo scusa ai telespettatori che sono già in linea. I pazienti oncologici possono vaccinarsi, con un grande punto interrogativo? È l'argomento che stiamo trattando in questa puntata di Pronto Medicina Facile. Lo stiamo facendo con il nostro ospite, il professor Michele De Tursi, specialista in oncologia medica, Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, professore associato all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Io mi ero preparato una corposa scaletta, ma come è giusto che sia, perché questa trasmissione è nata per voi telespettatori, stiamo dando spazio alle vostre telefonate, e così faccio anche adesso, andando da Pronto Rete 8. Pronto, buonasera, chiamo da Vasto. Buonasera, prego. Volevo chiedere al professore, praticamente mi è stato diagnosticato un carcinoma al colon, al quarto stadio di grado. Scusi un attimo, la regia ci può alzare un po' il volume della telefonata, perché la sentiamo bassissima. Chiama da Vasto, può ricominciare da capo per favore? Sì, prego. Mi è stato diagnosticato un carcinoma al colon ad ottobre.
ho fatto 5 cicli di Folfox come cranioterapia e poi successivamente ho fatto 25 sedute di radioterapia con la pillola di Cetabina Capecetabina, sì, a Chieti. Adesso sono in attesa di fare l'intervento dopo la rivalutazione tra 6 e 8 settimane, mi è stato detto che dovrò rifare una rivalutazione. Posso fare il vaccino? E quale vaccino potrei fare? Il quale è sempre quello che dicevamo prima, quello Pfizer. Sì, quello sicuramente, il Pfizer, lei rientra come paziente oncologico. E lei è un esempio importante, appunto, la ringraziamo per aver fatto questa domanda, perché ci fa capire anche il ruolo della radioterapia in questo caso. Lei deve fare, non c'è nessuna controindicazione a fare il vaccino anche se stesse facendo la radioterapia. Però la sarebbe meglio che lei facesse il vaccino in questa finestra terapeutica tra la fine della chemio e l'intervento chirurgico che poi dovrà fare, l'intervento da fine della radiochemio e poi l'intervento chirurgico, sì, proprio per evitare sovrapposizione poi di eventuali complicanze. Quindi secondo me lo deve fare, assolutamente sì, non c'è nessuna controindicazione anche se ha fatto la radioterapia. Faccio un'altra piccola osservazione, una discussione che c'è stata un paio di giorni fa con un collega senologo di Ortona, al quale a una sua paziente che ha appena finito la radioterapia da una decina di giorni, qualcuno al centro vaccinale le ha detto: no, hai finito la radio da pochi giorni, devi aspettare 3 mesi. Non sta scritto da nessuna parte, non c'è nessuna logica. Lei deve fare il vaccino, anzi a maggior ragione, proprio perché è ancora sotto effetto di radioterapia e quindi tecnicamente un po' più fragile. Quindi anche nel caso suo le consiglio di fare il vaccino e, se fosse possibile, non so in quale modo possa accelerare, ma farlo possibile in questa finestra, sì. Grazie mille, grazie a lei. Al nostro amico anche di Vasto, altra telefonata, sì, Giuliana mi fa segno di sì, pronto alle 8? Buonasera, sì, buonasera. Sono Francesca, sì, da dove chiama signora? Sono per i buoni, informazioni per mia madre. Hai sentito? No. Può ripartire da capo, signora? C'è qualche problema? Ci alzate il volume del telefono, per favore. Chiama da? Chiamo da Montesilvano. Adesso la sentiamo meglio. Vada. Perfetto. E volevo informazioni per quanto riguarda mia madre. È un soggetto ex paziente oncologico, è stata trattata, ha avuto un problema di tiroide in pratica, un carcinoma papillare, è stata trattata con terapia radiometabolica. Adesso è comunque un soggetto ipotiroideo che viene trattato con Eutirox e ha una serie di altre patologie, in quanto in seguito a questo intervento alla tiroide ha avuto problemi di disfonia e di dispnea e ha problemi per quanto riguarda lo spazio glottido, cioè tende a restringersi e quindi ha difficoltà a respirare. Inoltre è portatrice di un pacemaker e ha anche un problema di vene varicose ed è ovviamente in diverse terapie farmacologiche e soffre di diverse allergie sia a farmaci che intollerante come al nickel e al lattosio, insomma. E quindi mi chiedevo quale vaccino poteva essere più indicato con un soggetto che non rientra nei soggetti vulnerabili ma che ha tante e tanti fattori di disturbo, insomma. Senta, ma due domande: quando ha fatto la radioterapia metabolica, in quanti anni fa, e quanti anni ha sua madre? La madre ha 57 anni e l'ha fatta all'incirca 20 anni fa. È un bel caso. In ogni caso io penso che lei rientri comunque sopra i 70 anni sicuramente allo stato attuale con il Pfizer, perché ripeto, nello studio clinico di AstraZeneca non hanno messo pazienti sopra 55 anni, quindi in ogni caso sua madre è 76, non ho capito bene, ma sopra 67, comunque in ogni caso non rientra nell'AstraZeneca. E poi tutte queste comorbidità che ha detto, perché è vero che ha fatto 20 anni fa un problema di tiroide, ma c'ha tutte queste sequele dei trattamenti, queste altre patologie che la rendono comunque una paziente fragile. Lei ha sollevato un problema importante, perché noi dopo 5 anni dalla diagnosi, dalla fine delle terapie,
consideriamo il paziente tecnicamente guarito. Quindi quando noi parliamo oggi di paziente fragile, parliamo appunto di paziente che ha in malattia, che sta facendo trattamenti, che sono, oppure che sono passati meno di 5 anni. Dopo 10-15 anni il rischio è quello della popolazione generale, però in questo caso lei ha tante piccole patologie, piccole sequele anche dei trattamenti che la rendono fragile. Secondo me lo deve fare, e lo deve fare quello Pfizer. Grazie professore. Domanda secca prima di dare spazio a un'altra telefonata. Moreno chiede: mia madre, 77 anni, affetta da fibrillazione atriale, può fare AstraZeneca? Io penso di no, onestamente non è il mio campo, però penso di no. Ripeto, ad oggi AstraZeneca lo stanno facendo soltanto a pazienti fino a 55 anni. Poi si è allargato un po' qualcosa sopra 55, però in buone condizioni cliniche. Quindi al di là dell'aspetto oncologico, io sono oncologo, quindi mi interesso più di questo, però penso che a quell'età, 77, lì fanno soltanto fibrillazione atriale. Con la fibrillazione fanno soltanto Pfizer, non fanno l'AstraZeneca. Torniamo alle telefonate. Pronto Rete 8? Pronto? Salve, buonasera, sto telefonando da Chieti. Sì, buonasera, prego. Faccia la domanda. Volevo sapere se il vaccino AstraZeneca è indicato per un paziente con familiarità per trombofilia, oppure non so, una donna che assume una pillola anticoncezionale. Forse è meglio farla a qualche altra patologia, qualche altro specialista. Sì, però io da oncologo, per quello che ho la mia percezione, la mia preparazione di base, direi di no. Soprattutto da quello che sta emergendo di questo minimo rischio tromboembolico, eccetera, almeno per quanto riguarda la sua patologia di base. Chi prende la pillola anticoncezionale, lì è venuto fuori un discorso enorme su questo, perché qualcuno ha sollevato questo problema, e altri dicono che è una sorta di terrorismo psicologico, che non c'è questa controindicazione così netta. Onestamente non è competenza mia, direi una cosa che non ho adeguata conoscenza. Ultimissima domanda, del vaccino Johnson & Johnson, che ne pensa? Sarebbe l'ideale perché è una monodose, quindi tutto quello che comporta, e lo stiamo aspettando. Però anche lì, ripeto, la tecnologia del Johnson & Johnson è sempre su adenovirus, e quindi quello in ogni caso sarà controindicato per i pazienti oncologici, quindi quello è sicuro. Grazie professore, un saluto al nostro amico. Grazie a lei. Altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Salve, sono Morena e chiamo da Martinsicuro. Buonasera. 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 Allora, io volevo chiedere, praticamente, essendo in cura con farmaco biologico, un'artrite psoriatica, quale vaccino dovrei fare? La domanda che dicevamo, la stessa risposta che dicevamo anche prima, che abbiamo dato prima, io penso che in ogni caso per il tipo di terapia biologica che lei fa per la psoriasi, sicuramente le faranno il Pfizer più che l'AstraZeneca. Per quel ragionamento che dicevo sul meccanismo d'azione di questi due tipi di vaccini, il problema è capire come si è registrato lei sul livello di prenotazione. Se come paziente fragile per l'esenzione che ci avrà per la psoriasi o per altre categorie di rischio. Lei mi sembra una voce giovanile, quindi non penso che sia più di 55 anni. Quanti anni ha, signora? Ho 53 anni. 53. Cioè, quindi tecnicamente potrebbe fare anche l'AstraZeneca, però questa sua patologia e soprattutto questo trattamento con farmaci biologici penso che in qualche modo la rendono più fragile e la indicheranno più per Pfizer piuttosto che per l'AstraZeneca. Il problema è sempre un problema di comunicazione, perché come fa a sapere chi la contatterà per il vaccino a sapere che lei ha queste patologie? Se lei l'ha registrato nel momento della segnalazione di interesse, potrebbe venire fuori questa caratteristica, questa sua fragilità. Sì, comunque l'ho registrato praticamente con queste mie fragilità. Esatto, insomma. Avrà specificato un codice di esenzione, sì. E allora farà sicuramente sì. Pfizer. Grazie alla nostra. Sì.
Tanti auguri. Stava dicendo ancora qualcosa? Salve. Grazie, grazie alla nostra amica di Martinsicuro. Giuliola mi fa segno che c'è un'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Sì, pronto. Sì, pronto. Buonasera. Sono la signora Anna di San Buceto. Buonasera, signora Anna. Vada. Sì. Tanti complimenti al professor De Tursi. Grazie. E sono la signora che gli portava i dolci 18 anni fa. Va bene. 18 anni fa al seno. Vabbè. Stendiamo un velo pietoso su questi. Un fenomeno. Complimenti, sì. Complimenti. Basta così. Deve fare una domanda? Sì, sai che volevo dire? Io veramente il vaccino c'ho paura, però... Che dovevi fare sto vaccino essendo una paziente oncologica, diciamo. Però sto benissimo. Sì. Se mi porta i dolci anche a me, lo faccio dalla risposta del professor De Tursi. No. A maggior ragione, grazie ancora dei dolci, che faccio fatica a smaltire ancora. Comunque, al di là della battuta, no, il vaccino sì. Le deve fare. Non c'è veramente questo timore, al di là che della sua storia oncologica, ma proprio come, penso come età intanto, perché ci avrà una io certa... Io ho 67 anni. Appunto. 67. Appunto, e quindi in ogni caso... Sì, ma sta benissimo, le auguriamo 100 anni e passa di vita, però sì, a maggior ragione, perché rischiare un'infezione con tutto quello che comporta per un rischio che è veramente statisticamente molto basso. Ma sempre, scusi professore, la Pfizer, però sempre quello, diciamo. A 67 anni le faranno solo Pfizer, magari le potranno le potranno proporre quando arriverà Johnson & Johnson, quelle che si fa un'unica somministrazione. Ecco. Però ecco. Al momento, se la chiamassero domani, le farebbero Pfizer sicuramente. Grazie professore, grazie, tanti auguri. Ciao, tanti auguri signora Anna. Sì, altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto. Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Lanciano. Prego. E niente, io soffro di pressione alta. Ho dei noduli alla tiroide, ho avuto delle ischemie, prendo la cardiospirina. Che vaccinazione dovrei fare? La stessa cosa che dicevamo prima, signora, assolutamente. Queste sono tutte patologie che rendono una persona, anche giovane, perché dalla voce mi sembra abbastanza giovane. Io ho 61 anni. Quanto? 61. Beh, c'ha una voce molto più squillante. Caspita. Però al di là di a maggior ragione, con l'età che c'ha, con tutte queste comorbidità, non può che al momento fare Pfizer. E ovviamente ribadisco che lei deve farlo, perché rientra comunque in una categoria fragile, al di là che non sia paziente oncologica. Ho capito, però come posso fare per vaccinarmi? Non so dove posso andare. Io dico di avere pazienza, perché nel giro di qualche settimana comincerà a sbloccarsi. Più di 50 milioni di italiani stanno cercando di capire come fare a vaccinarsi in tempo. Prof. Avendo delle ischemie, capito? Sì, a maggior ragione. Devo fare la Pfizer. Sì, avere fiducia. grazie, tanti auguri, in bocca al lupo alla nostra amica di Lanciano. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto. Buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama? Vi chiamo da Fossacessia. Sì. Ci sono operata di un tumore alla tiroide quando ci avevo 20 anni, sono di origine rumena. Sì. Operata, intervento fatto a Bucarest all'Istituto Parhon. Sì. E qua in Italia, cioè esenzione 027, seguita dall'endocrinologia di Chieti, reparto. Sì. Ambulatorio, scusate. Volevo sapere che tipo di vaccino posso fare quando arriva il tempo mio, cioè 53 anni adesso. Beh, questa è una bella domanda. Onestamente non le so rispondere. Io penso che anche a lei faranno Pfizer, perché la storia, in ogni caso, anche se sono passate 20 anni, è sempre una soggetta. Penso che prenda l'Eutirox, sicuramente sostitutivo. Sì, e quindi anche se l'età è al limite, eccetera, io penso che le faranno il Pfizer ad oggi. Se tra qualche settimana arriverà Johnson & Johnson, lei non avrà controindicazione a fare anche il monodose della Johnson & Johnson, pur essendo uno di quei tipi che dicevo con il virus inattivato, però
Ripeto, non è competenza mia, onestamente, però penso che le faranno Pfizer oggi. Chiedevo un suggerimento perché volevo dire che negli ultimi 2 anni ci ho avuto dolori tipo di artrosi o dolori delle ossa e dei muscoli questo periodo. Sì, 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 però ripeto... Sono un operatore sociosanitario, lavoro con... E non l'hanno ancora chiamato come operatore sociosanitario? No, no, sono un privato, ho un contratto di lavoro, sono un privato. Ho però anche i privati... Al domicilio del paziente, diciamo. A maggior ragione. Lei deve sicuramente farlo in maniera prioritaria perché sta con pazienti fragili e quindi sicuramente dovrà farlo prima. Però penso che se lei dovesse farlo domani, le farebbero più l'AstraZeneca. Perché è quello più presente in questo momento, portata di mano. Però la dipende quando mi chiamerà il medico curante di famiglia. Io sottolineerei la sua storia di tumore della tiroide e già quello sposterebbe verso Pfizer. Il tumore è stato tolto, sì, è vent'anni fa, la radice sì. del bulbo destro della tiroide. Sì, 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 ho capito. Però questa storia positiva per tumore in qualche modo la rende più fragile a prescindere dalla sua età di 53 anni. Quando la chiamano lei ricordi questo aspetto, esatto. Mi sembra di capire. Esatto. Grazie, sì, tanti auguri. Altra telefonata, bene, tanti auguri anche alla nostra amica di Fossa Cesia, sì, Gigliola. Pronto, rete 8? Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Pronto? Sì, altra telefonata, vediamo, magari recuperiamo quella precedente. Pronto, rete 8? Pronto? Che sta succedendo? Fatemi sapere. Pronto? Vediamo quest'altra, grazie Gigliola, scusami. Pronto, rete 8? Mi sente? Sì. Buonasera, da dove chiama? Dalla provincia di Teramo. Sì, prego, faccio la domanda. No, volevo chiedere al professore. Sì. Ho fatto l'intervento alla vescica e mi ha trovato tracce di carcinoma. Ha trovato? Il carcinoma? La traccia di carcinoma, sì. Ok. Faccio il controllo ogni 6 mesi e sta fermo lì. A dicembre scorso faccio le visite dell'occhio perché c'era la pressione alta e mi ha trovato una cista sotto all'occhio, proprio nell'occhio, okay. Non nell'occhio, nella palpebra, dentro. Okay. E adesso mi sto facendo una serie di accertamenti per vedere cosa mi devono fare, se la radio oppure altre cose. Che vaccino potrei fare io? Ma scusi, questa che c'ha sull'occhio è legata alla vescica? No, non c'entra niente. Ah, ok. Solo perché hanno preso un pezzo e ha trovato che era positivo. Però le ripeto, come abbiamo detto nelle ultime telefonate, lei sicuramente è comunque un paziente oncologico, c'ha un carcinoma vescicale e questa a maggior ragione sposta verso il Pfizer. Non le faranno mai l'AstraZeneca a lei, proprio perché il virus inattivato dà problemi a questo tipo di patologia che lei ha. E quindi sicuramente le farebbero oggi il Pfizer. Assolutamente sì. La ringrazio molto. Grazie a lei. Bocca al lupo anche al nostro amico della provincia di Teramo. Sì, altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Pescara. Prego. Senta, io dovrei fare il vaccino. O Pfizer o Moderna. In quanto dal 2011 mi hanno diagnosticato una CSI, una sindrome clinicamente isolata. Una sindrome? Che associa una sindrome clinicamente isolata. Ok. Che si associa a una sclerosi multipla. Sì. Ma potrei fare questo vaccino o avrò dei problemi? Ah, signora Bella.
Onestamente non le so dire, non è competenza mia, però non vedo perché dovrebbe avere problemi. Sono patologie, sono cose completamente diverse, sono farmaci completamente diversi, quindi anche pazienti con sclerosi, con altre patologie neurodegenerative, che io sappia, stanno facendo tranquillamente Pfizer più che l'AstraZeneca. È un paziente fragile e comunque deve farlo il vaccino, secondo conviene me deve un consulto col suo specialista Moderna, di riferimento. Giusto? Ah, esatto, però il vaccino deve farlo sicuramente. Sì. Conviene un consulto con il suo specialista di riferimento. Un neurologo, penso. Sì, ok. Ok, tanti grazie, auguri, tanti auguri. Grazie, auguri anche alla nostra grazie. Amica di Pescara. Io direi, ultima telefonata, Giuliolo, sei d'accordo? Ne hai altre? Sì, ancora una. Allora, due telefonate e poi chiudiamo. Pronto alle 8? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Da dove chiama? Sì, siamo da San Giovanni del Fabbro. Sì. Sì, io volevo ringraziare il professor De Tutti che segue mio padre da un 6 mesi. Grazie. È stato uno dei primi pazienti a fare la terapia combinata, è stato operato a rene. Sì. Ecco, volevamo sapere se era possibile, insomma, appunto, fare questo vaccino. Questa è una bella domanda che ancora non era stata affrontata in questa serata, la ringrazio perché è molto utile. No, la ringraziamo a lei soprattutto. No, grazie, molto gentile. No, per spiegare anche agli altri ascoltatori, il paziente fa riferimento a una nuova terapia che si fa per i tumori, che è l'immunoterapia, sì. In quel caso anche con una terapia biologica per un carcinoma renale. Però la domanda che ci si pone continuamente è questa: io sto facendo già l'immunoterapia per il tumore, devo fare il vaccino? E noi ribadiamo assolutamente sì. E spiego perché. Scusi, l'interrompo. Per Francesco abbiamo due quadri, Diapo 3 e Diapo 4, che spiega proprio quello che sta dicendo il professor Tursi. Sì, nel senso che il vaccino che noi facciamo, l'immunoterapia che noi facciamo, questa è la diapositiva della Società Internazionale di Immunoterapia Oncologica, che dice appunto che i pazienti devono fare il vaccino, ci conferma appunto quello che sto spiegando, ma il significato è questo: l'immunoterapia che noi facciamo a suo padre, come tutti gli altri, è un'arma in più che va a stimolare il suo sistema immunitario, e quindi è un sistema immunitario già pronto per combattere un'eventuale malattia, però non conosce il virus, non conosce il Covid, quindi il vaccino quello fa, cioè far capire attraverso gli antigeni eccetera su quale cellula deve mirare, su quale cellula deve impegnarsi per sconfiggere. È come avere, chi sta facendo l'immunoterapia, è come avere un esercito armato fino ai denti ma non sa qual è il nemico. Il vaccino serve a indicare il nemico da combattere, quindi anche chi fa l'immunoterapia deve farlo. E questo secondo report che sta adesso in sovraimpressione è una delle osservazioni che si sono fatte in questi ultimi mesi, questo dall'Istituto Tumori di Milano, dove si è visto che chi fa l'immunoterapia in effetti si ammala di meno di Covid, quindi c'è una, al di là del vaccino, c'è una maggiore reattività del sistema immunitario che riesce a difendere meglio l'organismo, però il vaccino è assolutamente indispensabile. Grazie professore, ultima telefonata, domanda breve, risposta breve, grazie. Pronto? Grazie Giuliola. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, faccio una domanda breve. Sono quasi Domenico, chiamo da Montesilvano. Sì, buonasera. Vada. E volevo dire questo, siccome io sono stato operato per un adenocarcinoma polmonare e più soffro di fibrillazione atriale, vorrei sapere che tipo di vaccino mi spetta. E indubbiamente Pfizer, sia oggi che un domani, anche se dovessero arrivare gli altri, a lei farebbero il Pfizer o Moderna quando arriverà, ma sicuramente oggi le farebbero Pfizer per la patologia polmonare che ha e per il rischio appunto di insufficienza respiratoria che ha, quindi non ci sono dubbi. Tanti auguri. Grazie al nostro amico di Montesilvano, siamo in chiusura. Professore, chiudiamo con un... così, messaggio positivo a tutti i pazienti oncologici: sono un po' più tranquilli nel venire da voi, negli ospedali, negli ambulatori, nelle sale operatorie, devono riprendere le cure, gli screening, le visite, gli interventi.
Assolutamente sì, anzi se posso dare un messaggio, forse in questo momento è più sicuro andare in ospedale che andare in un supermercato o andare in altre parti, perché siamo anche noi obbligati al distanziamento, al rispetto delle norme eccetera. Il nostro paziente, chi è abituato a conoscere il reparto di oncologia, oggi c'è un decimo della popolazione che ci stava prima, perché non facciamo arrivare i caregiver, non facciamo arrivare i familiari e così via, quindi è molto più sicuro oggi. E d'altra parte il Covid è importantissimo, ma c'è tutto un altro mondo di patologie, certo, che non può essere trascurato. Grazie al professor Michele De Tursi, specialista in oncologia, Policlinico Santissima Annunziata di Chieti e professore associato anche all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Ciao Giuliola, Giuliola del Mondo. Ciao Paolo, io ringrazio Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio per la supervisione tecnica e tutti coloro che ci seguono ogni settimana, e con Pronto Medicina Facile l'appuntamento è per giovedì prossimo sempre alla stessa ora. Grazie Giuliola, ci vediamo giovedì prossimo, come ha detto appunto la collega, alle 21, e parleremo di Covid e gravidanza. Ospite il professor Francesco D'Antonio, che insegna ginecologia, ostetricia e diagnosi prenatale all'Università Gabriele D'Annunzio. Invece con Medicina Facile, come di consueto, ci vediamo la domenica alle 12.30 e in replica alle 20, e parleremo del ruolo dell'informatore scientifico. Ne parleremo con il dottor Francesco Danese, che è presidente regionale dell'Associazione Nazionale Informatori Scientifici del Farmaco. In chiusura vi ricordo che tutte le puntate di Medicina Facile, Pronto Medicina Facile, le trovate su YouTube Rete 8 Salute, e vi ricordo come sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Ci vediamo con le prossime trasmissioni. Grazie, buonanotte.